Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Meucci di Aprilia per la settima giornata di Serie D Calcio a 5. Quest'oggi si affrontano Eagles di Aprilia contro Zona Puntina di Mister Iannaccone con Friuli. Quindi Fedorov, Pignatello, lo stop non elegantissimo, poi scheggia il palo la conclusione di Pignatello. Due in barriera, c'è fuori anche Furco, parte Fedorov, la conclusione e la sblocca l'Eagles di Aprilia con Fedorov, complice anche una deviazione. Messa trale ancora per l'Eagles, passaggio in mezzo, Rosati chiude, era salito Pignatello che l'ha stato anticipato, poi ancora l'Eagles ed è il doppio vantaggio, stavolta la firma è di Friuli che con il destro batte Ziroli, gira per Friuli, quindi Fedorov stoppa la sfera, allarga per Fulco, con la punta Fulco e scheggia il palo di nuovo, secondo palo del match. Dunque punizione per la zona Puntina, conclusione Rosati, colpisce in pieno Fedorov, ancora Mari, la conclusione e rientra nel match la zona Puntina con Mari. Alla fine Friuli riesce ad avere la meglio, quindi Fedorov con il sinistro, conclusione di nuovo Mari, poi Ziroli la parata, ancora Friuli, la conclusione, la traversa, terzo legno. Grave ingenuità però da parte dell'estremo difensore, quindi parte Fedorov, la conclusione, salva sulla linea, si rimane lì Fedorov, Ziroli, un miracolo. Tocca per Friuli, dunque Abate, grande palla per Friuli, il miracolo di Ziroli, poi Fedorov che sbaglia, incredibile. Fischia adesso direttore di gara, parte Quaresima, la conclusione, Masullo salva, ancora Quaresima, il pallone che rimane lì, Fedorov la salva e adesso può scattare il contropiede con Abate, pallone dentro e il palo ancora una volta. Meno lì il pareggio, parte adesso Cacciotti, la conclusione, non sbaglia, arriva il pareggio da zona Puntina proprio con Cacciotti, freddo questo tiro libero, Sacchetti, le finte di Sacchetti, in mezzo Fedorov, serve poi Friuli, la conclusione ancora Ziroli, bravo, si muovono in aria le torri dell'Eagles, pallone detto, Friuli, la respinta alla fine, arriva l'autogol, 3-2 per l'Eagles, quindi Abate, tocca per Fedorov, la conclusione e ancora un'altra traversa incredibile qui, sempre per l'Eagles di Aprilia, calcio d'angolo, l'alza poi per Fedorov, la conclusione al volo, grande risposta di Ziroli, quindi Pignatello, ancora il numero 10, conclusione 4-2, proprio Pignatello, la conclusione che batte Ziroli sul secondo palo, per Fedorov, si gira in mezzo a due, finisce a terra, non c'è nulla, Pintilia la conclusione e arriva il 5-2 da parte di Pintilia che batte Ziroli. Pallone è stato anche toccato, dunque corner per l'Eagles, adesso Pintilia, conclusione, pallone che si perde sul fondo, Saltarelli e adesso il fischio, la conclusione di Saltarelli e qui Masullo è bravissimo con il colpo di reni a dire di no, quindi ancora zona Puntina con Rosati, va via con un tunnel a Pignatello, poi Rosati e il palo di Rosati, Esinu, passaggio per Friuli, pallone lungo linea, è buono per Abate, il pallone per Pignatello che va in gol, 6-2 Pignatello, poi ancora Friuli, passaggio dentro per Vesino che stoppa la sfera, la conclusione di Vesino e stavolta è lui a prendere la traversa, pallone in mezzo, recupera però Vesino, ancora il numero 13, tocca per Abate, in aria Abate sfiora il secondo palo con la punta del piede, messa dunque per l'Eagles con Abate, pallone per Masullo, qui Micheli lo anticipa, Vergara, Abate sulla linea e poi incredibile Micheli che sbaglia praticamente a porta sguarnita, il l'Eagles di Aprilia, ancora Morgani, va via in dribbling a Quaresima, ancora il numero 4, pallone dentro per Sacchetti, poi Morgani che di potenza se la trascina dentro, arriva il 7-2 che con il destro serve sullo stretto Morgani, poi ancora Morgani e arriva il gol del numero 4 in scivolata, anticipa Micheli, gran bel tocco da parte del numero 10, poi intanto arriva il gol da parte di Quaresima che batte sul primo palo difeso da Masullo ed è 8-3 di mezz'area, o comunque salvare un po' la faccia di questa partita, intanto Fulco va via cost to cost, Fulco incredibile qui, gol mangiato, Vesino, pallone largo, finisce qui il match, finisce 8-3 per l'Eagles, risultato roboante e continua la marcia vincente verso la leadership, mentre per il zona Puntina brutto stop,
Per oggi è tutto dal mio UC di Aprilia, linea che torna alla prossima partita.